Ospite questo pomeriggio la bravissima attrice e cabarettista Cristiana Maffucci. Ciao Cristiana, benvenuta. Ciao, benvenuti a voi. Buon pomeriggio innanzitutto, come stai? Buon pomeriggio, abbastanza bene, sono in un ambiente particolare per cui sono in mezzo agli animali, allo Zoom Park, è un'intervista bizzarra. Infatti, con l'arrivo del caldo è bello fare queste passeggiate, queste gite. Ma sì, dai. Allora Cristiana, se dovessi descriverti in poche righe, che cosa ci potresti dire? Oddio, ma di me o di me stessa? Vuoi una doppia lettura? Una doppia lettura, sì, dai. Allora, io, Cristiana, sono molto, come dire, allegra, solare. Me stessa è un pochino più trasgressiva, no? Me stessa è quella un pochino più trasgressiva che sul palco dice anche cose un po' più forti. Sì. Reduce, no, dopo l'esibizione a Italia's Got Talent, dove appunto ho dichiarato ufficialmente che io mi sono innamorata di me, continua questa scissione, capito? Per cui quando mi chiedono descriviti, io ho un attimo di spaesamento, devo capire se mi devo descrivere io o me stessa, per cui insomma. Innamorarsi di se stessa è veramente una cosa un po', tra virgolette, bizzarra. È una roba bizzarra, è una roba difficile soprattutto, no? Diciamo che uno dice, ma qualcuno mi amerà, cioè, ma mi amerà prima o poi, e alla fine poi uno si dispera, però poi non si è mai soli, insomma, se ci siamo poi alla fine non ci tradiamo mai noi stessi, no? Infatti. Comunque, quando hai capito che avresti voluto intraprendere la carriera d'attrice? Credo da sempre, sai, perché da piccolina ho sempre fatto teatro per gioco, sono sempre stata un po' una macchietta e un clown. E poi ho iniziato a fare dei corsi, inizialmente appunto di clowneria, di animazione, quando ero ragazzina. Poi nel 2000 mi iscrivo a questa scuola di teatro, quindi faccio professionalmente, come dire, l'attrice, no? Sì. Però mi hanno sempre detto, ma però prova a fare insomma la parte comica, tu c'hai una faccia comica. E quindi mi hanno poi buttato nel mondo del cabaret per gioco, direi per gioco nel 2006, e non ne sono più uscita. È diventata una dipendenza, diciamo così, una sana dipendenza. Diciamo che la strada è stata quella giusta, tra l'altro hai vinto un importantissimo premio, il premio Alberto Sordi. Sì, lo vinsi nel 2010, vinsi un importante premio che è l'Alberto Sordi, l'anno dopo vinsi il Walter Chiari, insomma proprio è nato un po' tutto per gioco, poi però di fatto insomma le cose, insomma la vita ti porta poi sulla strada che devi percorrere, no? Sì. E quindi sono arrivata a farla diventare poi la mia professione. Tu parlavi appunto che hai fatto tantissimo teatro, ma hai fatto anche televisione, cinema e appunto cabaret. Ma cosa sì. Preferisci fare di più? Ah, per me in assoluto il live, io il teatro, il live è la mia dimensione, cioè sul palco basta avere un palco e un microfono e il pubblico, ecco, quella è la mia dimensione naturale, diciamo così, se dovessi sceglierei quella dimensione, poi mi diverto anche molto in TV, ho fatto anche del cinema, però insomma se mi mettessero ad un bivio, no? Sì. Sceglierei sicuramente il live, quindi il teatro. Per quanto invece riguarda Metropolis, che atmosfera hai trovato? Metropolis fu tanti anni fa, mi sono divertita veramente tanto, eravamo tutti amici poi di fatto perché tanti comici che ci conoscevamo da tanti anni, poi c'erano come direzione appunto artistica due bravissimi referenti che erano Boyne e Schizzo, insomma ci siamo molto molto divertiti, è stata poi la mia prima esperienza TV diciamo un pochino più nota, no, su Sky, sì. Prima dell'arrivo poi di Italia's Got Talent quest'anno. Hai fatto nel mondo del cinema anche un film con Dario Argento? Sì, tanti anni fa, io il cinema non l'ho frequentato tanto, però mi capitò nel 2008 di fare questa esperienza
e fu un'esperienza particolare. Mi truccarono, insomma, interpretai il ruolo di una prostituta tossicodipendente, per cui era veramente un personaggino, diciamo, non dei più raccomandabili. però fu divertente vedere tutti gli effetti scenici, il trucco. Poi, insomma, conoscere Dario Argento è comunque stata una bella esperienza. Ci puoi parlare di questo laboratorio comico Gab 41 di Torino? Tu sei una delle ideatrici. No, ideatrici no, nel senso che io sono una delle, come dire, dei comici che frequentano maggiormente, ma non sono assolutamente l'ideatrice. Il Gab 41 ha questo laboratorio storico da 20 anni, nel corso del tempo è stato presentato da molte figure importanti. Negli ultimi anni Gian Piero Perone ha dato veramente un taglio molto interessante, per cui siamo lì a provare i nostri pezzi tutti i mercoledì. Sì, sicuramente sono una delle artiste più che bazzicano più spesso, no? Però assolutamente non un'ideatrice. Quali saranno adesso i tuoi prossimi impegni? E adesso inizierò a girare un pochino per gli spettacoli, per cui sarò il 6 giugno sarò a Bologna, sì. Poi sarò a Biella, poi Imperia, poi un po' in giro, insomma, varie date in giro per l'Italia e nell'Astigiano, insomma, un po' in giro. Ti aspettiamo in Calabria, fammelo sapere appena hai una data. Ma tu sei in Calabria? Sì. Volentieri. Guarda, sarò il 5 e il 6 agosto a Maratea. Ah, bene, bene. Che è vicino alle tue parti. Sì, più o meno, sì, sì. Bello, più o meno, dai. Bella, sì, infatti. Bellissima, quindi sarò all'inizio di agosto, sarò lì. Sovrò l'occasione di venire, sì. Così ti conoscerò personalmente. Magari dai, volentieri. Guardare lo spettacolo e magari intervistarti dal vivo, dai. Volentierissimo, mi farà piacere. Senz'altro, Cristiana, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e ti auguriamo. Ma grazie a voi. Un abbraccio anche ciao, a te. Ciao, a presto. Ciao, grazie, ciao. Ciao.